La nuova procedura è tanti auguri a tutti noi, perché se siamo qui è un buon compleanno anche per noi, non solo per Siskrak. E soprattutto riprendiamo pure il motto di oggi, live long and prosper, come ci ricorda Peps, e buon compleanno Peps. Quindi propongo, anche se siamo a distanza, un applauso per tutti quanti noi che siamo qui, e soprattutto per Pallino. Bene, allora, nel frattempo che... si sente l'eco, dice Sara, l'eco... Buonasera. Buonasera anche a te, maestro. Tutto a posto, Tutto a posto, maestro. Io lancio un minuto la sigla, poi lancio la palla al nostro moderatore Becci, che lo vedo in una fantastica telecamera fisheye. Ne approfitto pure per raccontarvi una cosa che ovviamente è in via di sperimentazione. L'avevamo annunciato durante, tra le mille cose che ci sono in cantiere, anche durante l'ultimo meetup, è praticamente lo vostro. Per chi non lo sapesse, chi non se lo ricorda o non lo sa, Siskrak ha due siti, quindi siskrak.org, che è quello dell'associazione, dove dovreste aver rinnovato già la tessera, e potete farlo anche in questo momento per chi non l'avesse fatto. L'altro invece è il sito del Siskrak Club, che in questo momento ha qualche problema con gli articoli di blog, però lo sistemerò magari nel corso della live, se non sono impegnato a parlare. Ma all'interno di questa sezione che stiamo aggiornando, abbiamo aperto una parte che vediamo se c'è la possibilità di continuare a investire del materiale, sicuramente c'è, è quella dei workshop e corsi, ed è possibile ad oggi registrarsi. Vi dico che ovviamente non è aperto, cioè non ne ho manco parlato a nessuno, ma già abbiamo subito altri 3-4 attacchi hacker, più o meno altri 3-4, già andando così a memoria. All'interno di questa sezione ho cominciato a caricare un po' di materiale, ma giusto per cominciare a capire come funziona questa piattaforma, e come abbiamo già cominciato, già da un po' di mesi a proporre, l'idea è proprio quella di creare una piattaforma, con dei corsi gratuiti, altri a pagamento, su video on demand o one to one. All'interno c'è un percorso, che è un percorso gratuito, che ovviamente ci ha indicato il nostro buon dottor Hacker. Ma lo vedete la schermata che sto presentando? Sì, sì, sì. Ok. Quando la sigla, cara Sara, è semplicemente il primo video di questa serie che si chiama Hacklog, e che dopo averla vista più volte nel lab insieme, sembra rappresentare un bellissimo messaggio. Quindi vi farei partire il video, solo che Giuseppe già nello specifico riesci a stoppare l'altro microfono per caso, io sento sempre il doppio eco o qualcun altro, non so se disattiviamo tutti i microfoni e... A noi è spento qui. E allora non è che l'altra camera? No? Ok, no, non sento più eco, benissimo. Faccio partire, vedete, ditemi solo se si sente, non so, aspettate che ho perso Discord nel frattempo, devo tirare di qua, se non si blocca il mio computer prima, ecco. Ok, fatemi solo un cenno se si sente l'audio e ci vediamo tra due minuti. Si sente? Questo è il nostro mondo adesso, il mondo del ritorno e dello switch, la bellezza della banda. Noi usiamo servizio che esiste già senza pagare, e sarebbe schifosamente economico se non fosse gestito da avidi ingordi, troppo occupati a pensare a quale cravatta indossare in ufficio, piuttosto che fermarsi anche solo 5 cazzo di secondi per chiedersi se è questo il mondo che vogliono lasciare a chi verrà dopo di noi, e poi saremmo noi criminali. Vedi, noi siamo esploratori, cerchiamo la conoscenza del mare di merda che ogni giorno ci fate ingoiare con la vostra propaganda, con le vostre pubblicità, con quelle marionette da 4 soldi che usate per convincerci a pensare e fare quello che avete già deciso per noi. Non si impegna, ma prima di lui ha copiato. Stavo
sparando di nuovo alla dimensione che sono tutti uguali. Basta metterci in culo che siamo tutti uguali. Ci hanno imboccato omogeneizzati a scuola quando bramavamo bistecca. I pezzetti di carne che avete lasciato passare erano premasticati in sapori. Siamo stati dominati da sadici o ignorati da patici, e i pochi che avevano qualcosa da insegnarci hanno trovato in noi desiderosi allievi. Ma quei pochi sono come gocce d'acqua nel deserto. Noi esistiamo senza colore della pelle, senza nazionalità, senza pregiudizi religiosi o sessuali che ci chiamate criminali. Voi costruite bombe atomiche, provocate guerre, uccidete, ingannate, mentite e cercate di farci credere che è per il nostro bene. Eppure siamo noi i criminali. Sì, sono un criminale. Il mio crimine è la curiosità. Il mio crimine è giudicare le persone per quello che dicono e pensano, non per il loro aspetto. Il mio crimine è stato surclassarvi, qualcosa per cui non mi perdonerete mai. Io sono un hacker e questo è il mio manifesto. Potete anche fermare me, ma non potete fermarci tutti. Dopotutto, siamo tutti uguali. Spero vi sia piaciuto, dalle reazioni immagino di sì, e vi ricordo che è anche liberamente accessibile se almeno il video di presentazione, casomai volesse, ogni tanto me lo guardo per gasarmi di nuovo, e fa parte di un ragionamento. Io personalmente sono diversi mesi, vabbè, in realtà come più di qualcuno di voi saprà, sono appassionato di informatica da tanti anni, e con il buon dottor Rocco De Giacomo, detto dottor Hacker, sono diversi mesi che ci stiamo dando dentro con un po' di, diciamo, di corsi di cyber security. Io sto provando a farlo diventare ufficialmente un lavoro, non so se questa cosa avverrà, però diciamo l'idea è quella nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di liberare questo corso, di renderlo liberamente accessibile, ma anche di streamarlo sul canale Telegram, insomma, perché vogliamo sensibilizzare tutti quanti noi su quella che è il discorso della consapevolezza digitale, dare gli strumenti per poter difendersi da ah, ma c'è anche un bare Resca, ciao un bare. Ero rimasto che riaccappottato a letto con la febbre. Quindi, mi sento bene, anzi vi mando un abbraccio che devo chiudere, mi sono sentito la vostra discussione mentre guidavo, vi amo. Ciao Umbare. Ciao belli. E quindi diciamoci, sempre nel ricordarci che gli hacker non sono solamente quelli che, diciamo, hackerano siti web o gli esperti di cybersicurezza informatica, ma che l'hacking è un concetto che si applica e che in realtà abbiamo applicato proprio negli ultimi 10 anni. Anche prendere uno spazio abbandonato e dargli una nuova destinazione d'uso è considerato hacking, o l'utilizzo di un qualsiasi altro strumento che non è pensato per quella funzione, e nel laboratorio siamo bravissimi a fare questo, diciamo, è un atto di hacking. Quindi giusto per introdurvi a quella che è una parte della filosofia Siskraq, visto che molti magari si chiedono da dove partiamo, chi siamo, insomma, eccoci qua. Chiederei al buon Giuseppe Becci, che ha sicuramente in mano le redini della situazione, di entrare a gamba tesa come moderatore. Ringraziamo Michele Pulvirenti per la regia con la sua cam. E niente ragazzi, sono veramente felice di avervi qua. Niente, vabbè, è bellissimo vedere così tante persone, grazie di essere qui. Oggi abbiamo pensato di celebrare il compleanno di Peps, il 40° compleanno di Peps, con un momento insieme, e soprattutto anche cercando di raccontare quelle che sono le ultime novità che si stanno realizzando in casa Siskraq. A partire da qualcosa che, come dire, potremmo definire come un ritorno di fiamma, ovvero siamo ritornati di nuovo sulle stampanti 3D, come saprà chi ha letto il journal, forse. No, forse non l'ho citata questa cosa, perché era ancora tutto in forza. In realtà abbiamo fatto una stampante 3D in tempo record, perciò non sapevamo se saremmo riusciti a finirla, e quindi abbiamo volato basso. Però Dottor Hacker già sono stati ineccepibili, fortissimi, sono riusciti a fare la stampante 3D da zero, anzi,
mo se ne viene il fatto, hanno proprio hackerato, potremmo dire, una stampante commerciale per trasformarla in una stampante Siscrack. E quindi magari lascio la parola a Rocco e Giuseppe per raccontarci che cosa hanno combinato con quelle G-Tech, cosa ne è uscito fuori e niente. Vabbè, volevo aggiungere pure Vincenzo, ci ha dato una grossa mano a realizzare questa stampante. Scusami. Niente, praticamente Giuseppe Liuzzi è venuto qui nel laboratorio a parte che credo la maggior parte della gente le usa per come fermacarte. Ok. E noi avevamo una struttura di una Siscrack che diciamo l'abbiamo costruita, ma in realtà non è mai partita. Forse ci sono solo due versioni in giro, ma una versione molto base, a differenza dell'ultima che abbiamo costruito. Abbiamo utilizzato un frame Siscrack, alcuni pezzi della G-Tech e elettronica che avevamo qui in lab, elettronica a 32 bit, TMC2209. In poche parole abbiamo clonato la stampante di Prusa, gli abbiamo clonato il firmware, i pezzi, gli abbiamo clonato tutto. E usiamo pure Prusa Slicer. Abbiamo avuto molti problemi tra elettronica e firmware, però alla fine è uscita una bella stampante. Senza contare che poi Liuzzi ci ha boicottato con una serie di filamenti di scarsissima qualità. La stampante stampava malissimo, non riuscivamo a capire perché. È troppo facile poi che gusto c'è. Comunque sulla parte tecnica della stampante vorrei che ne parla un po' Vincenzo, un po' già, perché si sono impegnati tantissimo su questa cosa. L'unica cosa che voglio dire è che abbiamo realizzato la migliore stampante mai costruita nel laboratorio. Riesci a vedere un po' meglio? C'è qualche video che può essere mandato, qualcosa da commentare? Il sottofondo è la stampante qui sopra. Te la mostro, scusate, avevo ancora la condivisione di ora la vedo, figa, ora la vedo già. Avevo ancora la condivisione di allora, visto che deve essere una chiacchierata, mi intrometto io, ho detto che sarebbe stata questa volta informale. Volevo dire quanto si è riuscito a recuperare dalle G-Tech e diciamo proprio in percentuale quanto si può recuperare da una cinesona. Allora, dalle G-Tech abbiamo preso motori, cinghie, cuscinetti, bulloneria varia, cavi, mi dispiace dirlo, di scarsissima qualità, perché devi stare attento che si spezzano facilmente. Stiamo parlando sempre di una G-Tech. Tutto quello che abbiamo potuto smontare l'abbiamo smontato e adattato a questa stampante. Che è comunque tutto hardware standard, che fra l'altro motori, cose, ne avevamo altre. Solo che avevamo questa G-Tech da, credo, ormai 2 anni e mezzo buttata nell'app e non sapevamo che farcene. Quindi abbiamo deciso di smontare e prendere i pezzi che potevamo prendere per, diciamo, rottamarla. E da lì è nata questa. Ho fatto questa domanda perché volevo prenderla come spunto per partire da quello che, diciamo, i mattoncini con cui si costruiscono questi sistemi 3D. Alla fine, diciamo, motori, elettronica, è tutta made in China, cioè arriva tutto di lì. Quindi il fatto di avere una qualità di stampa maggiore, delle performance maggiori, robe varie, se i mattoncini di base sono lo stessi, vengono poi da come questi vengono controllati a livello, diciamo, elettronico. Cioè nell'utilizzo di un tipo di elettronica, in questo caso come fanno fatto zio e già, e abbiamo implementato sulla scheda di controllo con l'utilizzo di questi driver che sono i TMC2209 o comunque elettronica più performante. Quindi questo è uno spunto per dire tutte le cinesone alla base, diciamo come materia prima, hanno la stessa, quasi sempre gli stessi motori, gli stessi cuscinetti, gli stessi mattoncini, che si usano in stampanti molto più performanti. Quello che poi fa la differenza è come questi si usano. Quindi diciamo che il lavoro grosso che è stato fatto in questa settimana qua è stato proprio quello, riuscire a implementare e far funzionare
questo tipo di elettronica e il Marlin Firmware, che ormai si è arrivato a essere una colonna portante, diciamo, del progetto open source della stampa 3D, della RepRap in generale. La cosa che si diceva anche con Gia e con Zio è che nel costruire questo stampante si è proprio ripreso il concetto di RepRap, no? Quindi siamo partiti dal recuperare il più possibile e dal diciamo così, una stampante che in parte almeno è in grado di replicare se stessa. Infatti, come in tutti i RepRap, è costituita da maggior parte dei pezzi sono stampati o comunque adattati al caso e personalizzati. Come diceva Zio, la base di partenza è stata, cioè il riferimento più che la base di partenza, il punto a cui si voleva arrivare era quello che riteniamo un po' essere lo standard, la top quality che è prusa nel mondo open. E secondo me si è riusciti a fare un ottimo lavoro. Un plagio, cioè un plauso alla struttura, che secondo me è bella solida, quindi ci permetterà di spingere, di testarla. Poi penso che verrà fatto un benchmarking più avanzato anche in termini di velocità, quando avremo dei filamenti più performanti e tutto il resto. Però secondo me è parecchio solida e si può andare veloce. Per sbaglio facciamo una stampa in cui gli interni l'hanno stampata a 250 mm al secondo e la macchina spingeva. Vince, solo una cosa, io sento che un drop del microfono, non so se è successo qualcosa o se l'avete avvertito pure voi. La palla a prendere. Forse era, non lo so, si sono incastrato nella ferro. Ci ho dovuto un po' alzare, ma... Ciao a tutti, Ciao. Non ho voluto interrompere. Però poi mi pare... Puoi continuare, Vince, scusa l'interruzione. No, poi scusate, io devo andare. Volevo fare un saluto, volevo salutare tutti. Vado al pub. Ciao, mi riesco a collegare da... Ciao Mimmo, buona apertura. Grazie. Ciao. Allora, che stavamo dicendo? Ah sì, eravamo... volevo fare un overview solo della parte elettronica che si è utilizzata. Abbiamo utilizzato l'elettronica che era già in laboratorio, a partire dall'SKR 1.4 Turbo. E il display, un Big3Tech TFT 2.4. Sì. Entrambi, cioè, il firmware poi è compatibile, il Marlin, la versione 2.2. Sì. 2.02. Che diciamo Zio e già hanno praticamente customizzato e fatto calzare a pennello con quelli che sono i parametri della macchina, perché c'è da dire che sebbene diciamo il cuore del firmware è già pronto, tutta la parte poi di farlo adattare a un hardware che non è standard, non è un hardware, cioè è un hardware costruito da zero e prototipato, non è stato per nulla facile. Siamo riusciti a far funzionare anche il display col mesh leveling da display e tutto il resto. Zio, non so se ti ho detto qualcosa, non ti ho sentito bene. Sì, in modalità touch, perché quel tipo di display non funziona, il mesh leveling sul touch non funziona. Cioè bisogna metterle in modalità vecchio display, aggiungere un altro paio di cavi. Però poi Vincenzo si è preso la briga di studiare il configuratore, ha aggiunto dei comandi all'interno del firmware e quindi abbiamo anche il touch, il display con il mesh touch. Questa è una cosa molto interessante, il fatto che è completamente modulare il firmware anche del display, cioè si possono scrivere proprio i comandi custom G-code, che è un po' la lingua che parlano questo tipo di macchine, e quindi si possono esploitare tutte le funzioni del firmware. Quindi secondo me la parte interessante è stata, a parte di nuovo la parte didattica che c'è stata nel mettere mani sulla macchina, è proprio il fatto che è una macchina completamente customizzabile. Cioè una cosa che ad esempio non abbiamo fatto ma si può implementare rapidamente è l'utilizzo della sonda magnetica per l'auto-leveling del piatto. Cioè l'unico motivo per cui non abbiamo fatto è che non ne abbiamo una a disposizione, da Amazon costa 25 euro. E quella che c'era l'ho rubata io, ovviamente, qui a Bologna. Dopo 10 anni che stava lì bloccata, quando è servita, ovviamente non c'era. È sempre così, insegno. Poi con l'utilizzo dei TMC 2209 che supportano sia la modalità, aspetta, me l'ho segnata, la Stealth Chop e la Sprint Cycle,
si può scegliere se preferire una modalità, diciamo, silenziosa, non rumorosa, oppure una modalità che spinge di più. Questo perché abbiamo una protezione termica dei driver e protezione con feedback di forza sui motori stessi, quindi, diciamo, siamo protetti, possiamo spingere la macchina e cioè, abbiamo le porte aperte per sperimentare. Ora, secondo me questa è un'ottima piattaforma su cui spingere. Se qualcuno, non lo so, c'è interesse in questa direzione qui, cioè, ci sono tutte le carte in regola per farlo, sia per espandere modularmente la stampa, sia per sperimentare con filamenti, velocità di stampa, profili, temperature, qualsiasi cosa. Cioè, secondo me è la macchina perfetta per fare questo tipo di prove. Poi non lo so se mi è sfuggito qualche altra cosa, già zio, non so che volete aggiungere. Io volevo fare una domanda, quindi questa stampante verrà condivisa, cioè i files verranno condivisi, è open source o non è open source? Sì, allora, abbiamo preparato quasi tutto, è già stato caricato tutto su Drive, dobbiamo solo condividerlo, dobbiamo aggiustare ancora qualche cosina. L'altra cosa dove abbiamo sbattuto è adattare la ventola dell'estrusore, perché la ventola estrusore è sempre accesa e non è controllabile, però la possiamo accendere e spegnere alla temperatura che vogliamo noi. Stiamo lavorando anche sugli RGB, perché stiamo adattando tutta... In poche parole, bisogna trovare i pin della macchina e adattarli a quello che ci serve. Abbiamo... Per quanto, diciamo, nonostante questo, diciamo, è presa da una macchina open source, cioè, nel senso, la Prusa ufficialmente è open source, sì, certo, ma po' per tutta un'altra serie di cose te la devi fottere un po' da solo. Questa cosa la specifico comunque per gli altri, perché magari cercano di dire, ma come avete creato una stampante open source? No. Sì, sì, però è pur vero che Prusa non è che proprio condivide proprio tutto. In effetti ce ne avevamo un in laboratorio, e vi posso dire che l'abbiamo guardata tantissimo. Bene abbiamo fatto, perché stiamo utilizzando pure Prusa Slicer, diciamo, ieri sera siamo riusciti proprio a ottimizzarlo. Io ho una Prusa originale a casa e uso questa Prusa come uso quella a casa, come l'originale a casa, e vi posso dire che Prusa Slicer è fatto veramente bene, i profili sono settati bene e si adatta bene alla nostra macchina. Sì, secondo me la macchina è ancora limitata, anche se sta stampando solo sui 200 mm. C'è una modalità, si chiama modalità ibrida, che può superare può arrivare a velocità altissime, ma velocità reali, non quelle che vedi, dice sto stampando a 200 mm, però in realtà non so, manco 50. Ok, perché tutti dicono, per arrivare a quelle velocità, forse l'ho detto prima, serve estrusore, elettronica e filamenti speciali. Non si arriva con un normale filamento, altrimenti, come è successo a noi, ti trovi con delle stampe pure belle, ma sono fragili. Una stampante che promette bene. Non so se continueremo a svilupparla, però secondo me uno sforzo andrebbe fatto. Perché... Premetto, diciamo, preciso pure per chi magari non lo sapesse, nel senso che abbiamo iniziato 10 anni fa a spacchettare, diciamo, un po' prima di 10 anni fa, diciamo 10 anni e 5 mesi, ad aprire dei cartoni di cui non avevamo manco ben capito che cacchio c'era dentro, e li aveva acquistati Pepsi, il nostro Giuseppe Porsia, senza mai avere la possibilità di completarli. Oggi qualcuno di voi ha visto pure magari il video che ho pubblicato su Telegram, lì invece era il 2012, quindi se andate a cercare un po' negli archivi del web, non è che c'erano proprio tutte tante persone che nel 2012 stampavano in 3D, era una cosa... prima volta che l'ho vista sempre in quel laboratorio, nel nostro laboratorio, nel 2009-2010, una cosa del genere, però era la prima, era la Pep Strapper. Infatti se sentite pure il video, a un certo punto Alessandro dice Pep Strap. Non c'è più traccia online di questo nome per la Pep Strapper, diciamo, perché era la stampante che aveva fatto Giuseppe da pezzi di vecchie stampanti 2D, e che aveva deciso di con cui poi ha iniziato a costruire le stampanti.
poi sono successe tante cose dopo, nel senso che noi siamo ricordati e siamo ancora quelli delle stampanti 3D, e anche se era un po' che non si riuscivano più, o comunque che non si facevano stampanti, e questo è stato un ritorno di fiamma, una scapocciata di questi pazzi del laboratorio, che io ho voluto solo fomentare e che mi piace punzecchiare e mettergli i puntini su lei e dirgli le cose che non vanno bene e fare quello preciso questa volta, come in genere fa già più che altro con me, però diciamo di fare il contro già. Comunque mi hai detto che lo faceva partendo da pezzi di stampanti 2D, sì. Ora dopo 10 anni partiamo da pezzi di stampanti 3D. Sì, sì, è incredibile come va avanti la roba. Vabbè, motori di stampante a getto d'inchiostro della Lexmark, dopo un po' si aprivano, si rompevano, ce ne abbiamo ancora tanti nel laboratorio, perché lui faceva proprio la ricerca. È un cofano intero di stampanti 2D, sì. Quelle che recuperavo nel, diciamo, tra potenza e diciamo tra i contatti li le scaricavo. Era un po' la massa che le conservava queste stampanti qua, perché quelli della Lexmark erano un po' più resistenti, avevano l'ingranaggetto in ferro, a differenza delle altre che erano in plastica, in poche parole. Mi sfido a cercare online se c'era qualche contenuto, qualcuno che nel 2009-2010 già stampava in 3D, molto raro. Vi posso dire 2-3 nomi, ne dico due. Uno è Joseph Prusa, e devo trovare la foto in cui con Giuseppe Porzio, proprio il Prusa delle stampanti, e l'altro è Alessandro Ranellucci. Andate per cercare sì. Alessandro Ranellucci, oggi se non ricordo male, non ricordo dove lavora comunque. E tra l'altro il fondatore di Slicer, quello che oggi vediamo come Prusa Slicer, l'altro non è... diciamo la versione successiva a quello Slicer, e nel 2014 quando stampammo noi Slicer era l'unico software in circolazione ed era, lasciamo perdere, era un altro mondo. Eravamo in quel laboratorio in 3 persone in una sedia quel giorno. In realtà, dopo aver fondato l'associazione, il 25, il giorno dopo cominciamo a... ci sono tracce un po' su Facebook, cominciamo a sperimentare, a montare stampanti, diciamo, di quelle abbandonate. Lascio ancora la parola a voi, poi magari Giuseppe, cioè, pensaci tu e portaci verso il... c'era pure qualcosa che magari voleva aggiungere Vince rispetto a quello che sta vedendo. Per chi non lo sapesse, Vincenzo è, correggimi se sbaglio, un laureato in robotica. Sì, proprio sì, tu. Sì, perché ieri c'era robotica. È bello che... come, scusami? Automazione e robotica. Automazione e robotica. E proprio ieri parlavamo insomma dello stato dell'arte della stampa 3D, no? E il paradosso già l'hai citato, nel senso che ad oggi siamo arrivati che prendiamo i pezzi di vecchie stampanti 3D, che veramente un paio di G-Tech che ho preso le stavano andando a buttare in discarica, quindi è strano vedere come le cose siano cambiate. Però è bello vedere anche, cioè, oltre a costruire stampanti, a cercare di farle andare al meglio, diciamo, sicuramente c'è da interrogarsi su quali sono gli usi, gli scopi, diciamo, proprio lo stato dell'arte della tecnologia. E Vincenzo, magari ci racconti direttamente tu, vede un po' di cose attorno a sé. E Vincenzo, raccontaci che cosa vedi, diciamo, nel mondo della stampa 3D, della tecnologia, e spiega un po' cosa fai, cosa ti occupi. Allora, questa cosa è un po' improvvisata, però ieri dopo la chiacchierata, cioè, mi ha messo in testa questo pallino Giuseppe, quindi oggi ho iniziato a girovagare nel lab dove lavoro, perché io faccio un assegno di ricerca nel centro di ricerca e ricopiaggio qui all'Università di Pisa, e io sono nella parte di robotica mobile, dove diciamo la stampante 3D è utilizzata per il fast prototyping, quindi passiamo direttamente dal disegno CAD, rapidamente prototipiamo, quindi stampiamo e realizziamo il pezzo con additive manufacture, quindi depositando materiale, e lo implementiamo. Un esempio proprio tangibile, uno degli ultimi su cui abbiamo realizzato nelle ultime settimane, è questo. Se posso condividere, schermi, vabbè, condividerò l'intero schermo. Allora, vedete, oggi ho fatto una carrellata di robe. Ciao. Si vede? Vedete? Sì, io vedo. Okay. Tipo,
questo robottino, noi, cioè, io nello specifico mi occupo di robotica mobile nel, e soprattutto su robot ibridi, cioè robot che usano sia le gambe sia altri tipi di locomozione, come in questo caso le ruote omnidirezionali. E nel fast prototyping rientra proprio lui, dove la maggior parte dei pezzi, come si vede questi neri, sono realizzati in ABS. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, la stampa 3D ha permesso ricerca come il mio, che hanno fondi, sì, ma non elevati da permettersi robot da centinaia di migliaia di euro, di poter realizzare le proprie piattaforme su cui puoi testare, fare sviluppo, sia dalla parte hardware, sia dalla parte di alto livello, come algoritmi di locomozione, di pianificazione, alta roba. Ora, per dirvi, un robot commerciale tipo quadrupede, tipo quello che vi ho fatto vedere, viene a costare dai 100 ai 300-350 mila euro. Noi, con un budget di 5 mila euro, riusciamo a produrne uno. Quindi questo ha proprio passatemi il termine, ha reso democratica la ricerca da questo punto di vista, permettendo anche a centri minori di accedere a determinati tipi di tecnologie. Ecco, se vedete, parliamo dietro, di costi solo hardware, vero? Solo hardware. Guardate il robot dietro, questo è Animal, della Boston, non della Boston Dynamics, ma di Anybotics, ETH di Zurigo. Questo robot qui ti costa 350.000 euro. E te lo danno chiuso, non puoi farci sviluppo sopra, non puoi accedere al codice, non puoi accedere a nulla. Quest'altro robottino qui, che riusciamo a realizzare con diverse ore uomo di lavoro, ma con un budget inferiore a 5.000 euro, in cui consideriamo anche le perdite, tutti i motori che abbiamo bruciato e tutto il resto, siamo riusciti ad avere una piattaforma su cui sviluppare, mettere mano ed elaborare, in questo caso, i nostri algoritmi di planning, che prevedono sia la camminata sia l'utilizzo dei track, in questo caso specifico qui. Mi dicevi ieri che il primo caso di, cioè, non esiste al momento in commercio un robot che sia quadrupede, cioè che ha sia le gambe che le ruote, giusto? In commercio no, esiste nei centri di ricerca. C'è una versione su cui stanno facendo ricerca, che è di quel robot commerciale che vi ho fatto vedere, ma si parla di tanti soldi. Però è, no, giusto, no. Per informazione, mi dicevi ieri la piattaforma con cui gestite, cioè la parte, diciamo, di software, firmware, è ROS, giusto? ROS? È integrata su ROS e ROS 2 in questo caso specifico qui, okay. Che permette l'utilizzo di RTK, quindi kernel real time, e vabbè, quando si ha a che fare con la robotica, con l'hardware in tempo reale, è necessario utilizzare un approccio real time, quindi con delle deadline e tutto il resto. Ora, invece, girando nel campo di bio, vi faccio vedere altra roba realizzata con la stampa 3D, sempre nell'ambito fast prototyping. Questo qui è un guanto, questa è una mano robotica, è in grado di performare due tipi di azioni, che sono la chiusura dell'intera mano e la chiusura del pinch, solo pollice e indice. La struttura interna di questa qui è realizzata anch'essa in 3D, poi vi farò vedere, sempre in additive, su cui passano dei tendini metallici, e con due soli motorini riusciamo a performare diversi tipi di grasping. Poi farò vedere come funziona. In questo caso specifico era dotata di questi sensori qui, che sono messi sopra, sono delle IMU, delle piattaforme inerziali. Avete parlato? Sento malissimo. Comunque sono delle piattaforme inerziali che rilevano eventuali forze, accelerazioni, e in particolare qui si stava cercando di riprodurre le sensazioni tattili. Quindi lei passa la mano, abbiamo uno stimolo su queste IMU posizionate qui, e poi vengono riprodotte su un altro tipo di piattaforma, che è proprio una specie di guanto con dei motorini, tipo quello che abbiamo provato al naturalmente tecnologici. Una roba del genere. Questo qui invece è il lato robot, riproduce quello stimolo lì, surreale. Poi, passando da questo, è sempre il robottino, passando dal lato dei bio, vi faccio vedere alcune. Loro hanno un sacco di stampanti 3D o robot cartesiani. In particolare, uno dell'utilizzo più importante che fanno è quello di creare strutture gelatinose di materiale biocompatibile, in cui andare poi a fare la crescita in vitro di cellule. Solitamente le cellule vengono cresciute sui piattini, quelli tondi, no? Quelli piatti.
Invece per dargli già una struttura cellulare 3D ben definita si utilizzano le stampanti 3D dotate di delle siringhe praticamente che vanno a depositare gelatina. Qui si vede bene la siringa, vedete? C'è un compressore che spinge il materiale e viene poi depositato qui. In questo materiale, in questa struttura gelatinosa, verrà poi effettuata la crescita in vitro della cellula. Questa è una stampante commerciale adattata agli use case specifico. Un altro elemento veramente interessante, secondo me, voglio realizzarne uno il prima possibile, non so se a casa o nel lab, se vi piace, perché la tecnologia utilizzata è identica a quella delle stampanti, infatti abbiamo dei NEMA 17 e dei TMC 2209 anche qui. Questo è un braccio robotico a sega di libertà, anche in questo caso viene utilizzato per il deposito di materiale organico, gelatinoso e non. Questa è un'altra foto. Da qui si vede che l'end effector, che sarebbe questo punto qui, è intercambiabile. Il robot autonomamente si riconduce su uno di questi e sceglie il tools più adatto all'operazione da compiere. Come vedete, questo sistema qui è stato interamente costruito all'interno del laboratorio per poi fare un altro tipo di ricerca. Quindi ritorna a quella cosa che vi dicevo della democratizzazione della ricerca. In un contesto diverso sarebbe stato necessario acquistare un robot magari da 40-45 mila euro per fare questa operazione qui con un software non accessibile, mentre con l'utilizzo di stampa 3D, questo è stato tutto printato, questo robot interamente con l'utilizzo della stampa 3D è stato possibile costruire questa piattaforma per poi fare quel tipo di ricerca su cui si vuole puntare. Qui si vede pure sempre l'utilizzo del compressore, la piattaforma e nulla. Qui ci sono delle siringhe con materiale organico dentro, si vedono. E l'utilizzo del braccio invece del robot cartesiano, quindi la stampante classica, permette di lavorare su 6 assi invece dei 3 soldi, quindi depositare il materiale anche verso il basso, verso l'alto, con un'angolazione diversa. E niente, questa è una rapida carrellata di quello che ho visto. Penso una domanda per la parte di controllo o per la creazione tipo del pattern, insomma, che deve fare la macchina su un braccio robotico come questi, come si lavora? Cioè, devi... Allora, ci sono diversi tool open source tipo RobotDK, che ora vedo se vi riesco a linkare, che proprio permette di dare semplicemente i parametri. Esistono delle parametrizzazioni standard che si chiamano, ad esempio, parametrizzazione di Denavit Hartenberg. Gli dici quanti tipi di quanti giunti ha, di che tipo sono e la distanza di uno dall'altro. Un giunto sarebbe tipo questo, che è di tipo rotoidale, quindi hai un coso fisso e lui gira attorno a un asse. Quindi dandogli questi parametri... Hanno un angolo quasi di, non proprio 360, che è 270, 300 gradi, no? In questo caso sì, è limitato, non è a 360, però c'è un altro caso di robot open source che è questo, il Parol. Questo è quello che invece vedete ieri. Sì, questo robot è realizzabile con una spesa di circa 500 dollari o euro ed è completamente open source. Ora vi faccio vedere se c'ho anche un video su YouTube. È veramente, veramente amazing come roba. E allora Hackday, Parolse, questo ad esempio è completamente integrato con RobotDK, quella serie di librerie che ti dicevo, che permettono di utilizzare un robot custom come se fosse una macchina utensile. Quindi una volta che sai dove si trova la testa del robot, l'end effector, rispetto alla posizione, diciamo, della base dove è ancorato, puoi tracciarti un percorso utensile, un percorso macchina, formare una determinata traiettoria. Se poi a questa traiettoria ci aggiungi la possibilità di depositare del materiale dalla punta, hai praticamente un plotter 3D, una stampante 3D. La stessa cosa può essere fatta se invece della possibilità di depositare materiale con un certo flusso hai un mandrino. Dando dei comandi di velocità a una velocità settata, hai la possibilità di rimuovere materiale.
questo secondo me è un grande sviluppo che ha concesso la stampa 3D. Un robot del genere prodotto in casa con $500 è una cosa che fino a qualche anno fa era impensabile. E vi assicuro che con la scia dei cobot nell'industria 4.0 e del 5.0 che verrà, non solo nell'industria ma anche nell'agritech, diventeranno un po' lo standard che, come ora, fino a poco tempo fa potevano permettersi solo chi ha davvero i money. Con questo tipo di tecnologia qua, chiunque abbia voglia di smanettare e fare potrà crearsi il proprio braccio robotico, che da qui a 10 anni, personalmente, credo arriverà nelle case di tutti, come un elettrodomestico, come un frullatore. E può fare tutto, può fare il frullatore, può fare il grinder, può cucinare, può... in 2 anni. Poi soprattutto con l'utilizzo dei modelli generativi, può stirare e fare la lavatrice. Assolutamente, assolutamente. Se lo dotiamo poi di una base mobile, come il robottino che vi ho fatto vedere, o di un robottino, un Roomba, con questo robot sopra, è praticamente la domestica del domani. Okay. Robot di capo è gratuito, vero? Penso di sì, fammi vedere se è Robo SDK, non ricordo esattamente, c'ho LinkedIn, esatto. E noi lo troveremo. Tanto tengo già il robottino. È open source, credo. Come si chiama il robottino? Non credo. No? Vabbè, comunque... Penso che non sia... Trovano anche delle alternative open, e se non si può proprio usare questo che ti permette di usarlo come un robot industriale, la via classica è quella di usarlo su ROS, che mi è partito Bing del cazzo. Ok, l'alternativa invece di utilizzare un framework già pronto come robot di K è quello di utilizzare ROS, questo robot operative system, che ti permette anche qui di definire. Cioè, il percorso è sempre lo stesso, definisci la posizione della punta, che potrebbe essere l'estrusore come nella stampante 3D o dell'end effector in un braccio robotico, rispetto alla base, e a questo punto vai a tracciare un percorso. La macchina performa il percorso utensile, la stampa 3D in questo caso, ascoltando un G-code, quindi un linguaggio che le parla. Un robot può fare la stessa cosa, cioè l'insegna a parlare un tipo di G-code e un domani molto probabilmente sarà compatibile con un Marlin firmware. Quindi un domani le competenze che Zio, che già, che noi abbiamo, saranno portabili con un effort davvero minimo su piattaforme di questo tipo qui. Che sia un braccio robotico, che sia un robot mobile, che sia una qualsiasi cosa. Cioè, questa è la mia visione. Allora, vabbè, io non so se qualcun altro vuole commentare, ha altro da aggiungere. Ha sentito qualche altra notizia, altrimenti diciamo proverei a dare una conclusione a questo topic, magari invece poi mi prendi tu le redini. Proprio stanotte parlavamo, facciamo un po' di chiacchiere rispetto alla solita discussione, se la stampa 3D che cosa può fare e cosa non può fare. Vincenzo diceva no vabbè, ma io la uso giusto per fare i prototipi, però poi io penso che è più giusto fare solo i prototipi, e cioè ti dicevo guarda, secondo me non sbagli, se prendi la definizione delle macchine che abbiamo là, si chiamano RepRap, sono stampanti replicanti, che significa proprio replicating rapid prototyper, quindi proprio dei prototipatori, e secondo me in quello per cui sono nati restano ancora imbattibili, cioè fare un realizzare un prototipo, soprattutto per se lavori nel campo della ricerca, ma qualcuno che lavora per grandi aziende potrà confermarlo, l'utilizzo di potersi autocostruire i propri strumenti senza avviare una catena, senza fare stampi, soprattutto per pezzi piccoli, per piccole serie, ha una grandissima utilità. Di sicuro, nonostante proviamo a spingerle a velocità folli, siamo ancora lenti, nel senso, se dovessimo avere la necessità di produrre pezzi in serie, ma la verità è che io mi chiedo che se le condizioni, diciamo, dell'economia e dell'ambiente vanno in questo modo, probabilmente non ci sarà bisogno di arrivare al punto di voler fare delle produzioni in serie, però diciamo questa è un'altra storia. Di sicuro io ho avuto diverse discussioni pure con dei designer che addirittura dicevano attenzione a non chiamarlo prodotto, quello che esce fuori. Ho notato in realtà che è una percezione puramente personale, cioè se io riesco ad autoprodurmi il pezzo dello stendino che mi si è rotto, o piuttosto, non so,
qualsiasi altra cosa, chi lo dice quello non è prodotto. È chiaro che se devo venderlo, e in quel senso magari diciamo c'è la difficoltà di chiamarlo prodotto, beh, innanzitutto ci deve essere qualcuno disposto ad acquistarlo, anzi più di qualcuno, quindi rispondere a delle necessità, deve sicuramente essere compliant rispetto a determinate, non lo so, normative di sicurezza, deve avere sicuramente un packaging. Io per esempio una delle cose che ho provato a sperimentare era il discorso dell'artigianato digitale, ed è quello su cui spingevo e su cui mi sembrava avere senso, su cui secondo me ha senso, diciamo, giustificare un prezzo alto, perché comunque ci metti tanto tempo, su cui ha senso giustificare anche le tante ore di progettazione che ci stanno dietro al voler creare un modello unico. Ieri proprio un amico qualcuno di voi ancora se lo ricorderà, anzi lo salutiamo, Vito Coviello, mi dice: realizziamo gli scacchi di Siviglia. Lui a Siviglia la siamo andati a trovare un paio di settimane fa per una festa e mi ha detto: realizziamo gli scacchi di Siviglia, facciamo questa cosa. Sì, però le ore di modellazione ce la devi mettere, devi prevedere tutta una serie di cose. Per chi si ricorderà anche Giga e altri ragazzi che c'erano alla Naturalmente Tecnologici, abbiamo provato a realizzare altri prodotti di artigianato digitale, anche semplicemente dei prodotti molto semplici, che sono degli adattatori per dischi in vinile. Però è difficile arrivare a standardizzare un packaging, cioè non è una cosa semplice, ecco, dico solo questo. Poi non solo, molto spesso ogni pezzo è diverso dall'altro e questo può essere, diciamo, una caratteristica piuttosto che un limite. Comunque, giusto per raccontarvi un po' di sperimentazione di cose in corso, sicuramente la tecnologia procede. Mi dispiace che David è andato via, perché per esempio avevi chiesto a lui proprio un po' di feedback poco fa. Lui recentemente ha acquistato una delle stampanti che è ritenuta tra le migliori sul mercato e tra le più sofisticate tecnologicamente, che è la Bamboo Lab, la A1 se non ricordo, non so se qualcuno di voi la conosce, e vi lascio giusto con questa chicca, soprattutto per la sfida a Dottor Hacker che da un po' che gli sto proponendo, di passare a dei firmware Clipper piuttosto che Merlin. Perché? Perché hanno... da quel poco che ho letto e che abbiamo pubblicato pure nel forum, un controllo di flusso, e che pare siano molto 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 più accurate nella realizzazione. Adesso la lascio così molto genericamente alla Malgioglio, e quindi lascerò voi a approfondire questo argomento. La prossima sfida è: adesso metteteci il clipper sulle stampanti 3D. La mia è lì dietro a prendere polvere, parcheggiata la mia Creality CR6 SE, e non riesco a farla partire, probabilmente non partirà mai più, o la ritroverete tra un po' nel laboratorio, ve la spedisco. Detto ciò, qualcuno vuole aggiungere qualcosa o il buon vecchio prende le redini? Vada. Credo che nessuno voglia aggiungere qualcosa. No, allora, quello che volevo aggiungere, direi, vorrei lasciarvi anche io delle suggestioni, ecco, ritornando a quello che diceva Giuseppe, diceva Vincenzo, ovvero che la stampa 3D può essere soltanto una tecnologia per fare prototipi. In realtà io non credo che sia pienamente vero, perché in realtà ci sono dei casi virtuosi in cui la stampa 3D o comunque tecnologie di prototipazione rapida e affini vengono utilizzate per sopperire a delle necessità pratiche. Il primo caso che mi viene in mente è quello di Hackability, con cui io stesso collaboro, in cui unitamente a un processo di coprogettazione che mette le esigenze di cura di alcune persone, tipicamente bambini, anziani o persone con disabilità, al centro di uno studio di coprogettazione con architetti, designer, makers, smanettoni creativi, chiunque, gente che abbia voglia di mettersi in gioco, al fine di realizzare un dispositivo che migliori la vita di questa persona. Sia Giuseppe che Bernardo, credo, anche Mimmo, che per ora ha lasciato la call, hanno partecipato a un'esperienza di Hackability. Lì è proprio il caso in cui vedi che quella tecnologia è molto potente, perché riesce a superare i limiti, come dire, dell'industria della produzione di massa. Cioè, alle volte il prototipo può, come dire, essere abbastanza per soddisfare delle necessità e migliorare la vita di una persona. Ad esempio, abbiamo stampato tantissimi dispositivi negli ultimi mesi, anni. Però alcuni sono anche molto semplici. Vabbè, faccio vedere uno che c'ho proprio sotto mano, che è questo, non è quello lì, ma è questo. Ad esempio questa è una targa
coprogettata con persone cieche e ipovedenti, stampata in 3D, e praticamente unisce il braille qui che vedete a una semplice stampa 3D che però è stata, come dire, coprogettata per essere ad alto contrasto, quindi visibile a persone che soffrono di ipovedenza, ipovisione, scusate. O ce ne sono altri comunque anche molto semplici. E questo è il primo caso in cui la tecnologia, quindi la stampa 3D, unita a un qualcosa che è più innovativo della tecnologia stessa, quindi un processo di coprogettazione, trova un valore concreto, un'applicazione concreta, oltre quella standard di, come dire, di prototipazione. Altri esempi che volevo portarvi, poi vi porto vi lascio i video, li mando su Discord, sono un ambito in cui, l'ambito artistico ad esempio, l'ambito artistico in generale, la stampa 3D è molto utilizzata, l'hanno visto Rocco e Vincenzo Raltam, perché comunque gli ha aiutato a sopperire ad alcuni problemi, ad alcune necessità del progetto che stavano sviluppando, hanno... poi magari se volete aggiungete anche qualcosa su questo che avete fatto. Comunque permette di, essendo una tecnologia che è penetrata nella vita delle persone di semplice utilizzo, permette di arrivare un po' a chiunque, e quindi arriva anche alle persone che stereotipicamente sono più lontane dalla tecnologia, quindi gli artisti. Ed è il caso, io pensavo a Mr. Paradox Paradise, che è un writer, un artista muralista di Berlino, che praticamente fa questi murales estremamente, io direi proprio folli, perché lui si cala dai tetti, dai palazzi, e sulle fiancate dei palazzi, chiaramente abusivamente, fa delle opere. E lui ad esempio utilizza tantissimo la stampa 3D perché, essendo una tecnologia, come dire, di prototipazione, gli consente di fare tanti prototipi, tanti pezzi, e di anche non avere un costo eccessivo nella realizzazione di questi ultimi, perché appunto se vai a lasciare, lui poi, io lo seguo su Instagram, condivide quotidianamente praticamente le sue opere che vengono distrutte. Quindi è fantastica perché gli permette di fare proprio quello che noi abbiamo anche cercato di fare a Naturalmente Tecnologici, ovvero il terrorismo poetico, portare l'arte per le strade, anche fuori dei musei, dove solitamente non arriva. E ad esempio, ritornando sia al discorso di Hackability che questo che stavo facendo, la stampa 3D, penso che anche Giuseppe abbia collaborato in questo, può portare alla, come dire, creazione, riproduzione di opere antiche, di ad esempio manufatti che sono esposti in musei, che poi possono essere stampati e resi, dati in mano alle persone magari che non vedono, per poter anch'esse, come dire, apprezzarne l'opera. Gli ultimi due esempi, anzi, che vorrei portare, parto da questo, che è quello delle case, che è secondo me uno tra quelli del futuro, cioè in futuro sarebbe bello applicare il concetto di stampa 3D al concetto che ci faceva vedere Vincenzo di robot economici che entrano nelle case, e perché no, un giorno questi robot ci costruiranno le case. Ci sono infiniti progetti, Rocco, Giuseppe, li abbiamo visti alla Maker Faire a Roma, per creare vasi o comunque strutture in cemento. Quindi questa, attraverso ad esempio questa tecnologia, si potrebbero anche risolvere quelle che sono le esigenze abitative. Si potrebbe andare incontro a un nuovo paradigma di proprio abitazione, di concepire la costruzione delle abitazioni, e perché no, fare in modo che diventi qualcosa di open source e do it yourself, ognuno di noi potrebbe costruirsi la propria casa. E infine volevo portarvi anche questa suggestione che ho avuto di recente, ovvero tramite un documentario, su un'intervista, un report di un giornalista indipendente. Ho trovato questa intervista di un, credo, Jay Stark si chiama, forse l'inventore o comunque uno tra i primi a smanettare con le armi stampate in 3D.
Lui è stato il primo a creare un fucile d'assalto che sapete benissimo che è un'arma letale, estremamente pericolosa. Però è interessante come al di là di questa è un po' come dire un concetto di autoprodursi, cioè nel quello che lui diceva è che perché deve essere nelle mani delle lobby della guerra questo mercato? Se io voglio stamparmi o produrmi un'arma devo essere libero di farlo. Io non sono totalmente d'accordo, però questo si faceva il paragone ad esempio con l'America, in cui le armi sono legali e chiunque può, cioè a 16 anni ti puoi andare a comprare la pistola nel supermercato insieme al pane e al formaggio, quindi perché non stamparle in casa? E uscivano delle, insomma, suggestioni, delle visioni interessanti su quello, anche molto critiche, su quello che potrebbe essere la stampa 3D al servizio delle persone in termini di autodifesa. Io mi sono partito dalla visione, immaginiamo i partigiani con dei fucili d'assalto stampati in 3D, come avremmo reagito? E mi termino qui per poi lasciare, vedo che Giuseppe comunque vuole parlare, gli lascio anche l'input. Per il prossimo intervento in cui vorrei che ci raccontasse, sempre con lo sguardo proteso al futuro, ci raccontasse da dove nasce l'idea del Siskra Club, perché abbiamo deciso di fare un Fab Lab e qual era l'idea di PEPS di Labs, che troviamo anche sul sito in realtà negli iscritti di PEPS. Giuseppe, scusa un attimo, io devo scappare. Vi saluto tutti quanti, è sempre un piacere. Viva PEPS, viva. Ciao, grazie. Viva PEPS, viva Siskra. Live long and prosper, dottor Hager. Prosper. In realtà volevo commentare, vabbè, non so se qualcuno vuole inserirsi, Bern, Vincenzo. Cioè, sicuramente l'ultimo scenario che hai detto è quello che ha destato da subito scalpore. Noi successe, se non ricordo male, era nel 2014, proprio l'anno di apertura, o 2015, l'anno esatto non ricordo, però si possono ripercorrere proprio questi, diciamo, il primo momento della prima pistola stampata in 3D. Adesso mi sfugge, che ovviamente ho provato e ammetto a stampare, abbiamo stampato più volte con successo. Perché ovviamente la sperimentazione passa sempre per le esperienze dirette, come stampare l'ABS nella propria stanza e ammalarsi. Però è stata, diciamo, ha fatto più scalpore quello, il fatto di stampare la pistola in 3D, che il progetto Enabling the Future, per esempio, cioè il fatto di poter stampare protesi adattabili, scalabili su una serie, e che poi addirittura regalarle a distanza alle persone. Noi l'abbiamo provato a realizzare, ma poi non siamo mai riusciti a entrare a essere parte attiva. Volevo solo giusto commentarlo, più che altro perché hai fatto l'esempio del partigiano e ti riporto un altro esempio, perché noi ovviamente siamo, è facile dire ah vabbè, però così non so, le armi, il controllo, finisce tutto nel caos. Beh, sicuramente dobbiamo meritare la democratizzazione diciamo dell'accesso alla tecnologia, come pure diceva Vincenzo prima. E credo, visto come viene utilizzato uno strumento così semplice come internet, però facciamo anche solo come i social, ridefinire un attimo l'accesso della democratizzazione agli strumenti, cioè l'accesso democratico agli strumenti. Quindi pure su questo io rivedo molto le mie opinioni del passato, cioè cercherei di rendere prima gli utenti consapevoli, però questa è una mia opinione, quindi diciamo, la lascio così. Sicuramente il fatto della pistola stampata in 3D o del fucile d'assalto, ricordo di averlo visto anche nel documentario 3D Printed, se non mi ricordo male, che dovrebbe essere anche su Netflix, e che racconta tra le varie storie, vi invito a vederlo, è carino. E a un certo punto intervistano proprio questo ragazzo che fa la pistola, e lui proprio rivendica quel diritto che dicevi tu, Giuseppe, cioè il fatto di ma io perché devo finanziare le lobby della guerra, perché devo finanziare, non lo so, tutto questo sistema, quando qui, cioè, ho lo stesso rischio che comunque di venire sparato. Anche, scusami se ti interrompo, anche in questioni appunto proprio di oppressione, in alcuni stati in cui esistono regimi oppressivi, le forze dell'ordine non si fanno problemi a sparare sulle persone che manifestano, e non lo so, è un po', vabbè, ovviamente com'è la questione, ora non voglio dire cose grosse, ma la guerra in Ucraina, chi è pro a finanziarla e chi è contro, cioè un po'.
Esatto, è la stessa cosa, cioè vogliamo aprire il caso Palestina-Israele, cioè nel senso noi stiamo sempre facendo i conti con una condizione di estremo privilegio, cioè viviamo sempre nella parte più fortunata del mondo e comunque ce la lamentiamo, e cioè di questo privilegio ce ne dimentichiamo, però immaginiamo che domani per qualsivoglia ragione veniamo attaccati da X o stesso il, non lo so, il governo decide Dio, arriva una qualsiasi minaccia, parlo di minaccia personale, beh, perché non dovrei essere, perché non dovrei avere il mio diritto a difendermi, ecco. Quindi ovviamente non sto facendo assolutamente nessun riferimento patriottico né un invito alla violenza, sono solo delle riflessioni per delle persone molto 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 open minded e diciamo, perché scusami, è una qualcosa che è reale, cioè se non ci preoccupiamo noi di questa roba se ne preoccupa comunque qualcun altro, quindi cioè quei progetti ci sono, cioè prendiamone coscienza e decostruiamone il rapporto che possiamo avere con quei progetti, secondo me. Possiamo anche fare un altro ragionamento, se non vogliamo parlare necessariamente di stampa 3D e di armi, e possiamo parlare per esempio di internet, dell'accesso a internet. Noi lo diamo per scontato perché tu chiami Fastweb, chiami Tim e ti danno internet, però noi veramente ad oggi non sappiamo, cioè se, o meglio, sappiamo in parte, però la maggior parte delle persone non sa se il proprio traffico per esempio è controllato, è sniffato, cioè se vai in un altro stato e vuoi andare su Pornhub o su Seascrap.org, in alcuni stati potrebbe essere bloccato, cioè o in alcuni stati si usa la rete Tor non è nata per comprarsi la ganja online, la rete Tor nasce per dare libertà di espressione a delle persone che in alcuni stati non lo possono fare, non possono aprire Facebook o Instagram e dire che cazzo me ne frega, a me stamattina ho mangiato pasta e fagioli, perché non te lo fanno fare, cioè quindi non andiamo neanche a immaginare uno scenario così distante. Immaginiamo invece per esempio come diciamo, ancora se il tuo governo ti opprime, cioè che poi pasta e fagioli è una stronzata, c'è un esempio di un progetto che non riusciamo per esempio a far decollare ed è lì, cioè, tra noi per esempio il progetto Linux, perché se alle persone gli spieghi perché io mi devo mettere un'antenna, devo spendere quest'hardware, ti dice poi c'ho internet gratis, no, non hai internet gratis, però se domani il provider o tutti i provider sono obbligati a, non lo so, a dare, fornire dati di accesso al governo, a bloccarti determinati accessi, è vero che c'è sempre un escamotage, oppure immaginiamo anche una catastrofe territoriale, un mega super terremoto, avere dell'hardware che ti permette di collegarti al tuo vicino, il suo vicino al suo vicino, il suo vicino all'altro vicino, permette di creare una rete decentralizzata. Chiaro, non parliamo di scenari che si realizzano così, che chiami, alzi il telefono, sì, salve, non mi funziona internet, lo vediamo, non ci riusciamo manco in altro posto a starci appresso, però almeno questo ti fa capire come funziona. Ovviamente è una discussione che prenderebbe tutto il resto, io voglio magari sapere se qualcuno ha qualcosa da dire, ma vi invito ad andare a guardare il documentario, a documentarvi pure su quello che va detto Giuseppe e a tenere sempre attiva questa discussione, anche se qualcuno dovesse dirvi, ma quindi con le stampanti 3D ci fate le armi. Ma voi davvero usereste un fucile d'assalto che ha disegnato un tizio X sul suo card? Vince, ti posso dire, dai test... magari questi... al terzo colpo ti esplode in faccia. Vince, dai test si riescono a fare almeno 3-4 caricatori. 3-4 caricatori che sono un abuso. Poi chiaramente la canna si squaglia. Però è tutta stampata in 3D, tu te la porti in aeroporto come... Sì, cioè nella valigia, dove vuoi. Ha preparato disegnarsi un M16, uno che già sa come disegnare un M16, quindi chi già ha accesso a quel tipo di tecnologia in una maniera o nell'altra, poi sì, la condivide, ok, però è sempre un M16 di plastica. Io non... Sì. Cioè, però, allora, considera... La plastica contro acciaio inox, non finisce bene. Esempio, però, Vince, considera che comunque... scenari, però, c'è sempre pane. Esatto, cioè la guerra, come si dice, asimmetrica, viene fatta così, nel senso, considera anche il conflitto in Palestina e Israele, senza lo sfioro soltanto, però così a livello ingegneristico, cioè da un lato Israele che lancia missili che costano credo 50k l'uno, e contro dei missili che vengono prodotti letteralmente con zucchero e nitrato di potassio, nei tubi di plastica, e quindi 50k contro 100 euro di missile è tutta un'altra storia, come dire, certo magari non ti fidi, cioè si è visto pure nel conflitto come alcune cose siano andate in maniera un po' così,
scenario di necessità, come ho detto prima, cioè, ho il diritto di dovermi difendere, ma da un attacco, cioè, non è che, cioè, nel senso, rischierebbe di prendere molto la deriva questa discussione. Di sicuro, sì, infatti, non è che, cioè, mi metterei a fare, non lo so, se dovessi entrare nell'arma, non è che me ne vengo con la pistola stampata in 3D da me, cioè, prenderei sempre un'arma. Io penso che questo in generale, a livello di tecnologia, proprio sia un po' il problema che c'hai ogni volta che una nuova tecnologia viene condivisa, che sia il nucleare, che sia qualsiasi cosa. Cioè, ha sicuramente delle applicazioni positive che migliorano la vita delle persone, che impattano positivamente. Ovviamente c'è l'escamotaggio. Non ti parlo manco di applicazione, cioè, nel senso, ti parlo di scenario proprio molto generico, senza nemmeno mettermici più di tanto, perché, cioè, io ho fatto i miei dovuti esperimenti, l'ho stampata la pistola, personalmente non l'ho mai provata. Posso dirvi che alcuni membri del Sisra Club l'hanno provata e qualcuno di noi ha detto pure che non era vero, che era one shot e che fatta in PETG addirittura potesse resistere più di un colpo, ma non l'ho vista stampare. Cioè, comunque, guardatevi il documentario che ho inviato qui nella chat, e poi magari li mandiamo anche nella newsletter, così se qualcuno è curioso se li guarda tutto ciò che è uscito. Domani io pazzo metto online il CAD di una pistola che invece di sparare il proiettile ti esplode dritto e un tizio random lo prende e lo stampa. Allora, ecco, aspetta, qui si apre un discorso interessante che è quello proprio dell'open source, cioè chiaramente è come dire se qualcuno di noi mette un firmware su RepRap che ti fa schiantare la stampante, te la fa briccare. C'è questo rischio, però c'è una community incredibile dietro, infatti... A proposito di film, una cosa che ci è sfuggita prima è che io ho fatto un fork del Marlin sulla repo Syscrack, che però è privata, su cui volevo mettere il firmware che c'è attualmente sulla macchina, quindi poi verrà... Sì, sto cercando stiamo evitando di dare a quei due buoni ragazzi lì del laboratorio, quella brava gente, il pesce, ma gli stiamo dando la canna da pesca, perché... Diciamo, questa è la metafora, mettiamola così, perché ci metteremo poco a caricarlo su Drive, ma meno a fare in modo che diventi un qualcosa di autonomo, un'abitudine. Però i file sono già organizzati, no, come li aveva mandati privatamente, solo che, come dicevo, caricali lì, fai così, però dovrebbero essere nel Drive del Syscrack Club, okay. O saranno... Non so se ho l'accesso, non penso al Drive. Posso darti l'account, poi ti facciamo l'account. Volevo fare in modo che non si verificano, cioè che non si verificassero di oggi, non riesco a parlare, gli errori del passato, cioè, e quindi fare in modo che per ogni cosa si resti indietro con le versioni locali, con i 1000 firmware, con i 1000 profili, cercare di unificare rispetto a quello che è lo sviluppo che in questo momento stanno portando avanti già e il buon doc, giusto per questo. Andrei avanti appunto su quell'altra domanda. Questo sarà sempre l'argomento più caldo e nel bar. Volevo appunto poi andare avanti appunto ricordando, chiedendo a Giuseppe anche di ricordare il qual è la visione un po' da cui nasce Syscrack, l'associazione e soprattutto il Syscrack Club, soprattutto appunto ricordandovi anche la nostra protezione al futuro, cerchiamo di trovare nuovi modelli per continuare a lavorare, nuovi modi per coinvolgere le persone e nuovi stimoli per poterci addentrare dentro nuovi ambienti di ricerca e cose da creare e da craccare. Quindi appunto è il caso forse che facciamo un passo indietro per poi riuscire a immaginare con più coscienza il futuro. Quindi lascio la parola a Giuseppe Liuzzi. Allora, è sempre stato, vabbè, ne parliamo da un po', ne parliamo da tanto, forse in 10 anni sarà capitato più e più volte di doverci fermare e dire ma quindi che stiamo facendo, ma dove stiamo andando? Proprio perché 10 anni fa quando siamo partiti... Per quanto c'eravamo, l'ho raccontato anche nel gruppo oggi, potete ancora cercare le tracce di come è stata fondata Syscrack, basta cercare AssoBeps su Google, esce fuori Google Groups con tutte le discussioni con cui si è arrivati al 24 gennaio del 2014.
nonostante ad oggi quello statuto pure per la riforma del terzo settore ha subito delle modifiche, però si arriva a quel punto e c'è una bella discussione in cui uno dei soci fondatori, Giulio D'Averso, un grande amico di PEPS, Giuseppe Porsia, ci disse non facciamo un'associazione puramente commemorativa, troviamogli uno scopo, diamogli una mission, perché le associazioni puramente commemorative rischiano di morire molto 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 presto. Se dopo 10 anni siamo ancora qui a parlare e vedo che abbiamo con degli argomenti, vuol dire che almeno in questo, o forse anche in questo, abbiamo avuto, soprattutto in questo, abbiamo avuto successo. Di sicuro ad oggi abbiamo bisogno di cambiamenti, abbiamo bisogno di nuove leve, di questo magari non ne parleremo più avanti, avremo modo di parlare, non so quanto tempo avete, penso che un'altra oretta ce l'abbiamo per farci una chiacchiera, anzi mo adesso vado a prendere una bella birretta. Andrei anche sul mio, cioè cerchiamo di chiudere in una mezz'oretta, secondo me che tra un'ora va bene. Ovviamente se vogliamo rimaniamo qui a chiacchierare, però nel senso cerchiamo comunque di liberarci con la cena. Io fra 20 minuti devo andare. Bernardo fra 20 minuti da mettere i video sotto la tavola. Cioè, precisiamo, i tempi sono maturi. ma io che sotto sono tipico a tavola, maestro, cos'è che stai mangiando? Almeno racconta. Ma aspetta, mo ti faccio guardare, aspetta un secondo, ti faccio ci fai fare il guardone, ecco, vedi piadina. Questa è la aspetta, vogliamo sapere la ricetta della piadina del maestro, giusto così. C'è il prosciutto cotto sottiletta e salsa russa, perfetto. Allora. Grazie maestro per questa ricetta del maestro. Fatemi le piadine. Ma questo è proprio al maestro, perfetto. Servirebbe una cervesita fresca, una bella birretta, maestro. Non c'è niente, solo all'acqua. All'acqua. Va bene, maestro. Ritorno in te. Come dici, maestro? Come stai invece? Te lo racconto più tardi, onesto, provo a fare un altro, ad essere seri per un altro po'. E, come dicevamo, mi ero perso, da dove mi sono perso, dove stavamo? Diciamo, fresca. Praticamente io ho scritto che è nata come un'associazione commemorativa, ma non come un'associazione commemorativa, ma come un'associazione che abbia uno scopo. Questo scopo qual era? Allora, ok, lo scopo era quello che... Comunque sto segnando queste cose perché un tempo Federico mi aveva chiesto per fare un'analisi di mercato, dovevamo partire da zero. Questa è la storia, se cerchi a Stupeps puoi beccare addirittura il thread in cui ne parlavamo, probabilmente avrò lasciato anche dei dati sensibili in quel gruppo aperto, infatti è il motivo per cui non lo spingo più di tanto. Praticamente in realtà molti erroneamente pensano che PEPS avesse già aperto e fondato un'associazione, in realtà no, e l'associazione, come ho spiegato, ovviamente ad oggi ci ritroviamo, ma visto che siamo... facciamo finta che stiamo parlando di un pubblico molto 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 più ampio, l'associazione diciamo l'abbiamo fondata noi sulla base di una filosofia. PEPS ci lasciò, cioè io diciamo insieme ad altri amici di PEPS, guardando tra i documenti di PEPS trovai dei documenti chiamati blobs. Questi blobs, vi condivido lo schermo, sono attualmente raggiungibili online e lì trovate lo scopo, la mission, la vision, come la volete chiamare. PEPS in questi file ci raccontava, in realtà all'epoca aveva anche un sito che era siscrack.cc, che purtroppo non siamo mai riusciti diciamo all'epoca soprattutto a sbloccarlo. Non so se si vede la schermata di siscrack.org, io non vedo la mia. Si vede? Sì, no? Sì. E in questa pagina degli iscritti di PEPS vedete quelli, diciamo, che riguardano alcuni dei progetti che PEPS diciamo ha lasciato, e tra questi sono tre che sono, diciamo, quelli cardine se proprio vogliamo parlare di mission. Vabbè, a parte che la vision molto 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 generica, che non dà magari l'idea di uno scopo pratico, è quella che penso che ormai un po' tutti abbiamo imparato a memoria: helping human to carry our world on each and our shoulders. Bellissima,
molto d'effetto, e il Peps la lasciò scritta sotto un tamburo per chi non se lo ricorda, un jumbo autocostruito, però avendo una vision è come dire, ok, con la tua vision voglio liberare il mondo dalla guerra, e voglio fare in modo che la Palestina, che la guerra in Palestina finisca, ok, però poi ti serve un piano pratico, e lì in genere dovrebbe servire qualcosa come la mission, qualcuno potrà avere da ridire, però diciamo, più o meno questo è il senso. Se apriamo per esempio Siskra Club, si legge tutto un, diciamo, una parte su che cos'è, diciamo, qual è il preambolo, quali sono, che cos'è il Siskra Club, e in realtà Peps ci ha lasciato questo, è come se ci avesse lasciato una sacchetta di cemento, una cazzuola o non lo so, dei mattoni e l'idea di farci costruire una casa da soli. Ed è questo è quello a cui siamo arrivati, cioè ad oggi si può dire, se leggete Siskra Club, vedete qui Peps dice... Siskra Club nasce dall'idea di una community di hacker del sistema, e abbiamo aperto proprio con il video della sigla, cioè qualcosa che abbia un asset aziendale anche se no profit, che sia totalmente distribuita e strutturata su due livelli, un lato virtuale online attraverso uno o più portali web che forniscano e sostituiscano completamente la struttura di un'azienda classica, amministrazione, organi decisionali, human resources, gestione delle risorse fisiche, project management, archivio, comunicazione. Peps ha grosso modo iniziato a scrivere quello che sembra un piano ben corredato. Tutto automatizzato, integrato e distribuito tra i vari membri. Poi la parte... Oh, scusate, dove sono finito? Ok. Un lato fisico costruito dai vari labs, ovvero i luoghi fisici in cui i smanettoni condividono i loro macchinari, risorse fisiche, spazio, invenzioni, la community, case, uffici, officine, laboratori, sottoscale, cantine, campagne, ma anche hacker spaces, centri di ricerca. La distribuzione geografica è fondamentale per sfruttare quanti più bug possibili. Vabbè, ovviamente questo era il discorso di poter utilizzare dei bug per passarsela bene, ma questo è un altro argomento. E diciamo, qui troviamo una buona parte di quella che può essere, e questo rispondo a Stefano, un qualcosa di un po' più pratico su quello che dovremmo fare, anche se anche questo può rimanere molto 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 generico, e l'abbiamo visto e ne parlavamo pure stanotte proprio con Vincenzo, però penso che, diciamo, sempre ritornando in gela, magari una buona parte del piano d'azione potremmo partire proprio da qui, secondo me, e quindi senza neanche andare troppo troppo lontano, basta prendere qualcosa scritto da Peps un po' di tempo fa. Per quanto invece riguarda la parte di diciamo di significato, vorrei ritornare un po' più su una parte di mission, visto che oggi l'ho scritta, vi invito a leggere quest'altro scritto, che è quello che ho pubblicato oggi, che avevo pubblicato sui social, sui gruppi, eccetera, che per esempio è il Siskraq Meaning. Cioè, che cosa vuol dire Siskraq? Che è uno dei passaggi che preferisco, ma come vi ho scritto oggi è incompleto. È in inglese, penso che molti di voi parlano inglese, però diciamo per semplicità, ma soprattutto anche per una questione pratica di tempo, vi leggo la versione tradotta. La società umana è vicina al collasso. Le sue istituzioni non sono più in grado di tracciare né di controllare i ritmi esponenziali che governano la maggior parte della sua crescita in ogni campo. Il caos sostanzialmente regna. L'entropia governa la specie umana. Siamo usciti dalle regole basilari e perfette imposte dalla natura, sviluppando un cervello complesso e una conseguente profonda autocoscienza. Siamo usciti dal piano regolatore al di sopra di tutto. Ma non eravamo, e puntini puntini finisce, diciamo, termina così la frase. Oggi vi ho invitato qualcuno di voi a cercare di dare un seguito, ed è quello che, diciamo, vi invito comunque a fare. Magari non ci siete riusciti, magari non siete allenati come me a trovare un po' di... diciamo facilmente le parole, però è importante secondo me per andare avanti a maturarlo questo senso del, diciamo, del perché. Si scacca ad oggi, l'ho scritto, lo ridico, l'ho detto mille volte, ha delle opportunità, ha il potenziale, ma ogni volta che dico potenziale mi viene una rabbia dentro la testa, mi esplode il cervello per poter fare molto. Questo fare molto è stato più e più volte, diciamo, posto sotto la lente di ingrandimento, e ovviamente si dice fare fatturato, fare guadagno, creare valore. Beh, in realtà è innegabile che in 10 anni abbiamo creato già un valore, se siamo qui e penso che ognuno di noi può sicuramente avere meglio da fare nelle proprie vite, me lo auguro pure per voi, anziché stare qui a ascoltare questi quattro stronzetti come me. Quindi che vuol dire? Che, cioè, è importante che sia per una community, che sia per un'associazione, trovare questo significato.
qualcuno ce l'ha, qualcuno vuole provare a dare una risposta, qualcuno ha scritto qualcosa? No, ok, non è un'interrogazione, non abbiate paura, non fate la faccia così quando l'insegnante voleva interrogarvi a scuola e voi non volevate andare volontari. Ci sono io che vado volontario e oggi ho scritto due cose, non le ho manco rilette, quindi potrei fare una grandissima figura di merda. E continuo l'ultima frase e mi attacco. Siamo usciti dal piano regolatore al di sopra di tutto, ma non eravamo capaci di prevedere cosa ci avrebbe aspettato al varco. Una continua sfida contro i nostri limiti personali e collettivi, un malsano e perverso gioco a correre più veloce. La chiamavano innovazione, anzi progresso, ma era solo avidità di soldi, fama e cianfrusaglie tecnologiche. Abbiamo fatto affidamento ai nostri strumenti, affinando tecniche e tecnologie, ma probabilmente dimenticando chi siamo, cosa siamo e soprattutto da dove veniamo. È ora di superare questa ennesima sfida senza cercare scorciatoi e trucchetti e senza fare solo affidamento all'ultima tecnologia di turno. L'abbiamo già imparato a nostre spese. La tecnologia crea solo il presupposto per il cambiamento, sta poi a noi ad attuarlo. È da qui che ripartiamo. Da noi, dal nostro corpo, dalla nostra natura, ma questa volta niente scherzi. Testa dritta e pedalare, ma testa alta. E con qualche pausa che a fine di correre senza meta non si sa più dove cazzo siamo. Questo è quello che mi è venuto di veramente di getto nel mare di cose che ho scritto oggi. E che un volevo... applauso. No, applauso no, per favore. No, questa era la riflessione che ho tirato fuori io. Sisca, oggi diceva... Un applauso lo stanno facendo, hanno tutti i microfoni mutati, Sì, sicuramente. Era già che... E tanto a me comunque non mi sente, però penso perché mi filtra il rumore. Perché? Ah, si applaudi. Sì. Non ti vediamo, quindi ti interpretiamo. Cioè così. Oh, è tornato anche un Mare Snoop. Così. Ciao, infatti, Snoop. Un saluto a Mare Snoop. Bentornato. Grazie di essere con noi. Una domanda, questo è come il cappello di Bernardo. Ma chi è invece 510273? Ah, dovrebbe essere Sarona. No, Sarona se n'è andata. Infatti sono andata. Abbiamo 510273. Ciao signor 51. Ciao, ecco, ciao, non so bene come funziona. Aspetta. Ecco, c'è qualcuno che ci scrive. Potete leggere la chat, un nostro amico. Ciao Vale. Oh, Vale, ciao. 510273. No, adesso per fortuna non sono i poteri forti. Questa volta ci è andata bene. Allora, se hai un microfono attivo e ti va di parlare, quando vuoi, cioè, dovrebbe esserci un'iconcina in basso a sinistra. Se no, ti leggiamo e ti posso dare io la tua voce quando e come vuoi. Che bello leggere. Vabbè, ragazzi, perché io... non lo sapete... Ecco, incredibile. Oddio. Non sei una bomba. Ciao, Vale. Come stai, ragazzi? Ciao a tutti. Che la presenta... Non Valentina... mi volevo interrompere. No, cioè siamo sì, qui per è il presidente ad onorem di Siscrack, nonché il primo presidente in carica dell'associazione che c'è stato. Quindi ciao Vale, ti racconti come stai? Ovviamente non ci capisco niente di tutto. Cosa non ci hai capito niente? Ho di perso tecnologia. Ah no, vabbè, quello non è un problema. In realtà, cioè, penso che tutti quanti sogniamo, almeno io personalmente lo sogno, e molti che stanno nel campo della tecnologia sognano l'abbandono degli schermi e il ritorno alla zappa. Cioè, il mio sogno è andare a abbandonare tutto e andare a vivere con un pallino. Questa, sei a Roma sempre? No, sono in Sardegna. Ah, in Sardegna. Come stai in Sardegna? In esilio. In esilio, bene, sconti le tue prigioni. Sì, dovrei tornare settimana prossima, forse. Bene. Meno male che non c'è zio Pasquale, perché sono ad oggi, qui in questo momento ti rapiva, sicuramente. Quindi, bene, così però chiederemo. Prima gli ho dovuto fare una telefonata mentre era sul Discord, vabbè, questa cosa è stata presa perché non ci sentiva, però fantastico. Scusatemi, ciao Vale, ci sentiamo dopo. Allora, ciao Vale, dove ero arrivato? Quindi diciamo la discussione che
il punto era è che ad oggi continuiamo a ricevere una serie di opportunità, che siano richieste di servizi, richieste di stampe, richieste di partecipazione e partenariato ai progetti, richiesta, non lo so, di corsi, di formazione, di eventi, di tutta una serie di cose. E poi perché aspetta, che questa è solo la parte passiva, cioè siamo lì, visto che abbiamo fatto cose di random come questa cosa, in alcuni momenti facciamo cose perché ci va, perché teniamo il genio, perché ogni tanto qualcosina la facciamo pure bene, arrivano delle opportunità. Queste opportunità, non, per quanto oggi abbiamo anche aperto una partita io eccetera, non si sa se le vogliamo portare avanti, come le portiamo avanti, cioè continuiamo ad arrancare un po' meglio di prima. Molto meglio di prima, sicuramente abbiamo elencato già tutta una serie di motivazioni per cui, di cui siamo fieri di essere oggi qui, però la riflessione che si stava facendo oggi e che ho scritto anche nel gruppo è che la realtà probabilmente ci dice che questo è un anno fondamentale, nel senso che dobbiamo, possiamo anche dire il presidente attuale, che salutiamo il nostro presidente Davide Saladino. Ciao Davidone. Ha dato, ha espresso la volontà di essere, di abbandonare la carica, o comunque che questo sia il suo unico anno, il suo ultimo anno da presidente. E questo ovviamente ci pone davanti a tutta un'altra serie di casistiche, o comunque di cose, per cui abbiamo un anno di tempo per formare un nuovo direttivo, ma più che formare un nuovo direttivo, stanotte a Vincenzo, proprio di creare un nuovo gruppo di amministratori, che è sempre stato il nostro limite e continua a esserlo, cioè un gruppo di persone che decidono di che hanno sicuramente quella missione, quel significato, quel perché, quella ragione all'interno, che può essere più o meno personale, più o meno scritta, più o meno dichiarata, e che hanno sicuramente un'intenzione, una fame, che sia anche un personale guadagno, e per guadagno parlo proprio di un guadagno più ampio possibile, nel senso che non parlo di soldi necessariamente. Faccio l'esempio rispetto a me, sempre nelle parole con cui ne parlavamo stanotte. Per me, per esempio, andrebbe pure bene di dedicarmi come mi sto dedicando adesso, nel senso settimanalmente dedico comunque diverse ore a Siscrack, o comunque a periodi, e lo continuerei a fare senza problemi, perché per esempio nel mio caso in questo momento sono un freelance, lavoro e spero di continuare a lavorare nel campo della tecnologia. Per me il mio guadagno personale è avere una community come voi, di persone con cui confrontarmi. Cioè, se io ad oggi Vincenzo in 10 minuti ci ha fatto un excursus sull'esperienza che sta avendo nel laboratorio di ricerca, per me è una cosa che non apprezzo, cioè è una cosa che normalmente, se volessi sapere delle informazioni così nel mio lavoro ad oggi, se voglio una cosa del genere, la si chiama consulenza, io pago qualcuno per avere un racconto di questo genere e per non mangiarmi la solita merda che mi passano i giornali o giornalemio.com o piuttosto che qualsiasi giornale, non lo so, improvvisato. Cioè, questo per me ha un valore inestimabile, e questo per me è il mio guadagno, cioè oltre a, anche l'orgoglio di vedere qualcosa che in 10 anni abbiamo investito tantissimo tempo, che porta avanti il nome di mio cugino e del mio mentore, cioè, quindi questo è per ognuno. Io credo che serva soprattutto a fare un forte recruiting, e questo non vuol dire necessariamente che chi non fa parte o chi non ce l'ha, cioè, sicuramente il meaning o comunque il significato personale, la propria reason why, ognuno di noi ce la deve avere per essere qui, che sia anche dire: raga, a me mi state simpatici, mi piace sentire una volta ogni tanto le cazzate che fate, vengo, mi faccio la tessera e vengo una volta all'anno, purché uno ne sia consapevole e sia serio in questo, perché troppo spesso, magari preso da un'implicazione di amicizia personale, abbiamo prima di tutto magari un rapporto di amicizia, di familiarità, un rapporto personale, venga messo davanti a quello dell'associazione, cioè è davanti a quello dell'associazione ovviamente, però io non voglio che, faccio un esempio random, Giuseppe Becci scriva il Siscrack Journal perché è mio amico e mi fa il favore a me, o che Giuseppe Abatangelo fa la stampante e passa le due ore e mi fa il favore a me o a Davidone o non so, a Valentina o a chi. Cioè, dobbiamo uscire assolutamente fuori da questa logica, perché
cioè quello che vorrei e che quello che è giusto che sia, è che all'interno di un'associazione ci sono persone motivate, fermo restando che ci sono persone che vengono spot, che non necessariamente vengono tutti i giorni, però quelle sono opzionali. Quelle che non sono opzionali invece sono le persone che tutti i giorni ci devono, cioè non dico tutti i giorni, però devono avere una priorità alta, devono impegnarsi, non bisogna ricordargli di partecipare agli eventi, non bisogna ricordargli delle scadenze. Ad oggi fortunatamente abbiamo anche dei software che ci permettono di fare questo, una base c'è, e che diciamo si prendono cura di portare avanti tutte quelle cose che nessuno di noi sa fare. Nessuno di noi sa fare un bilancio, nessuno sapeva. Scusami, questo vai. Potrebbe essere il primo episodio del nostro podcast, quindi se vuoi lancio anche un appello a chi ci ascolterà. Sì, lancio un appello tipo agli Autobot, a tutti gli Autobot, capiti, Pop, tipo, anche magari un brindisi, anche simile a un brindisi se vuoi. Mi fate andare a prendere la birra e magari il maestro fa un altro stacchetto di ballo. Vai a prendere la birra e facciamo un brindisi e stacchiamo la registrazione. Va bene. Finiamo così questa assemblea. Se vogliamo poi continuiamo ad aperitiveggiare, Mari. Va bene, arrivi. Comunque... appunto, volevo aggiungere due cose al volo su quello che era appunto il discorso di perché nasce il Siskra Club e di la visione un po' con cui nasce, che poi in realtà è il mio personalissimo punto di vista, che chiaramente prende ispirazione da quella che è la visione che ha raccontato Giuseppe poc'anzi, che è comunque quello di cercare di realizzare un luogo, uno spazio condiviso e aperto a tutti e tutte, in cui far circolare il sapere e condividere momenti insieme, al fine appunto di far circolare questo sapere. E direi che comunque ne sentiamo anche l'esigenza in generale, cioè di questi posti. Comunque penso che tutti noi frequentiamo un luogo che ci dia degli stimoli, che possa essere un laboratorio a Pisa o l'università a Torino o il non so, qualunque altra roba che si fa per essere stimolati, e ovviamente anche non luoghi accademici o universitari. Stai toccando la tastiera, Ambario, scusa. Scusatemi. E quindi cercare di creare un luogo in cui facilitare tutto ciò, anche considerando come dire, ciò che ci mette di fronte la storia, ciò che ci mette di fronte come sta andando il mondo, insomma, quindi crisi climatica, situazioni globali estremamente delicate, perciò provare anche a ripartire in qualche modo un progresso sociale, appunto, ma l'avevo già accennato a qualcuno, un tema anche per naturalmente tecnologici dell'anno prossimo potrebbe essere quello del fatto che l'innovazione è differente dal progresso, quindi come amiamo ripetere che noi di Siskrak, l'innovazione non è tale se non è anche sociale, se non è sociale l'innovazione è solo speculazione sull'ignoranza degli altri, perciò facciamo in modo che appunto l'innovazione generi progresso, quindi migliori le vite delle persone, e secondo me il Siskrak e il Siskrak Club possono essere degli strumenti perlomeno di attuazione di questa mia visione. Magari se qualcuno di voi ha un'idea, una visione per attraverso Siskrak o di Siskrak, insomma, ha voglia di condividerla, siamo qui. Altrimenti passiamo al brindisi. Salute, un futuro migliore, direi. Cheers. 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 Chiudo con l'appello, magari, la buttiamo così. Ho sempre sognato l'appello. Ho sempre sognato di lanciare un appello tipo a tutti gli Autobot, perché sono un grande fan di Optimus Prime, però in realtà la faccio molto più semplice, a tutti i siscracchiani, a tutti quelli che si sentono hacker del sistema là fuori,
stiamo cercando delle persone motivate per sfruttare questi bug, innanzitutto per trovarli prima. Veniamo in pace, per la pace, ma siamo disposti a fare la guerra, anzi la guerra ce l'abbiamo in testa, facciamo così. Cerchiamo persone che siano motivate a lavorare a dei progetti, il team ce l'abbiamo, la base mi sembra buona, per qualsiasi cosa, nel senso, siamo per la consapevolezza tecnologica, siamo per una community globale, locale, anzi una community locale, quindi una community che è connessa globalmente ma che agisce localmente e che cerca persone disposte a portare avanti una missione e, perché no, a farla diventare anche un lavoro oltre che una raison d'être, come per molti di noi. E siamo, ovviamente i prerequisiti non lo so, poi magari la facciamo una job description, una cosa del genere per capire cosa stiamo cercando, però a parte tutto vogliamo non dico ripartire, non mi piace ripartire, non voglio manco usare rinascere, non lo so che termine usare, però siamo alla ricerca di persone motivate che vogliono lavorare attivamente alla crescita di questi progetti che ho elencato, alla crescita degli iscritti di PEPS. Possiamo partire da lì, possiamo partire da una vostra visione personale, non lo so da che cosa possiamo partire. Quello che è sicuro è che abbiamo in mano una macchina che funziona e che secondo me non abbiamo manco messo la seconda. L'invito è scriveteci, entrate nella community, ma soprattutto, come dicevo anche oggi, parlatene con gli amici, condividete i post, cioè proviamo a trovare persone, litighiamo, ci critichiamo, ci facciamo qualsiasi cosa possa generare entropia e da questa entropia nascerà qualcosa. Grazie. Anzi, facciamolo con Discord, un applauso, ragazzi. Anzi, aspetta, ma la soundbar non l'abbiamo ancora usata. E infatti, adesso lo facciamo anche virtuale con la soundbar, quindi al mio 3, scatenate l'inferno, andate nella soundbar e fate quello che volete. Aspetta, che io sia boomer, che è la soundbar? Soundbar in basso a sinistra. In basso a sinistra. Anzi, mi aspettavo un po' in regia che facesse gli effetti. È vero, abbiamo... No, aspetta, il mio 3. Vai, via, raga. Ci siamo divertiti. È strano che non sia partito nemmeno uno durante tutta la cosa. Abbiamo sbagliato. La prossima volta provvederemo. Comunque è assurdo che i soundbar sono della maggior parte di Jack Ned, dovremmo fare lui presidente. Potrebbe